Gli studenti delle scuole superiori di Scafati in piazza per invocare l'apertura di un pronto soccorso al Moro Scarlato. L'iniziativa era stata lanciata nei giorni scorsi dal movimento di sinistra Primavera Non Bussa, che tuttavia chiarisce: non si tratta di una questione politica. Per questo stamani in piazza nessuna bandiera di partito. Siamo qui oggi in piazza appunto come cittadini, senza sigle, senza colori politici, senza bandiere, per chiedere al presidente della regione Stefano Caldoro perché sia stato chiuso l'ospedale di Scafati, perché nel piano di riorganizzazione dell'ASL a Scafati non sia previsto il pronto soccorso. Si gioca con la salute e la vita dei cittadini. Il punto di primo intervento previsto dalla riorganizzazione dell'ASL non sarà utile a salvare le vite dei cittadini scafatesi. Noi siamo la seconda città della provincia di Salerno e pretendiamo rispetto. Per questo siamo qui e vogliamo sapere da Caldoro perché il nostro ospedale è stato chiuso. E vorremmo tra l'altro che anche il nostro sindaco scendesse e protestasse con noi. E voi avete un rappresentante in consiglio regionale, una cittadina di Scafati che non è una cittadina qualunque perché è anche la moglie del sindaco. Da lei ci sono indicazioni? No, ci farebbe piacere che anche lei fosse qui stamattina a protestare con noi. Non è una protesta contro nessuno. E chiedere a Caldoro e al consiglio regionale perché l'ospedale di Scafati è chiuso. E non è più tollerabile questo silenzio e finalmente facciamo un po' di rumore. Perché riteniamo che la salute sia un interesse di tutti, non sia un interesse né di destra né di sinistra, ma debba riguardare la tutela dei cittadini scafatesi. Siccome quelli più grandi non sono riusciti a scendere in campo per difendere questo diritto, come senso di responsabilità abbiamo deciso di scendere noi per difendere la cosa più importante che abbiamo, che è la nostra salute appunto. E non ci sono bandiere politiche, perché questa non è una battaglia politica. Assolutamente no.